Siamo un gruppo di studenti della classe terza S del liceo Leonardo da Vinci, che ha deciso di trattare una tematica molto discussa che ci riguarda da vicino, ossia la riforma Fioroni. Il nostro stage presso la Blogos Web Radio del centro giovanile ci ha dato la possibilità di fare chiarezza ed eliminare i tanti dubbi che essa ha sollevato. Questa riforma, entrata in vigore il 3 ottobre 2007, ha portato grandi cambiamenti, in particolar modo per quanto riguarda i risultati finali dell'anno scolastico. La riforma ha sostituito i debiti formativi con un unico esame di riparazione da superare entro l'inizio dell'anno scolastico successivo. Per raggiungere questo scopo, vengono svolti corsi di recupero durante l'anno e durante l'estate. Il punto è che mentre in passato se uno studente risultava non sufficiente in una o più materie, con un massimo di 4, veniva ammesso alla classe successiva con debito da saldare durante l'anno. Ora, invece, anche con una sola materia non sufficiente, lo studente viene rimandato a settembre e se non supera l'unico esame è bocciato. Quello che ci preoccupa è che ci sia un innalzamento del numero dei bocciati nella nostra scuola. L'anno scorso ci sono stati 52 bocciati, quest'anno quanti ce ne saranno? Il cambiamento così improvviso portato dalla riforma Fioroni è stato accolto da noi studenti con disapprovazione e malcontento, soprattutto a causa delle scarse informazioni che sono state date in merito alla riforma stessa. Ed è per questo motivo che abbiamo deciso di intervistare studenti e professori per capire quanto ne sappiano. Sei stato sufficientemente informato sulla riforma? Abbastanza, non troppo, però qualcosa ho capito. Cosa sai sulla riforma? So che non ci sono più i debiti a settembre, ma gli esami di riparazione. Cosa ne pensi? Penso che sia in parte giusto perché sennò troppe persone passavano avanti con troppi debiti, però penso che anche sia sbagliato bocciare per una sola insufficienza. Pensi che porterà buoni risultati? Insomma, penso che selezionerà molto di più le classi, che verranno bocciate molto più persone, anche che magari non meriterebbero la bocciatura. Sei stata sufficientemente informata sulla riforma? No. Cosa sai sulla riforma? Che tipo mettono dei debiti e se non li superi sei segato. Cosa ne pensi? Che è una cavolata. Quindi non sei d'accordo. Pensi che porterà buoni risultati? No, perché la maggior parte verrà rimandata. Sei stato sufficientemente informato sulla riforma? Diciamo, da quando c'è stata l'occupazione qui a scuola qualcosa ho sentito, però non proprio cose particolari. Cosa sai sulla riforma? Allora, dal punto di vista dello studente non sono contento assolutamente perché la situazione si complica molto. Obiettivamente è forse anche più, non si può continuare a tirarsi dietro dei debiti casomai dalla prima senza poi mai sanarli e quindi la situazione non avrebbe tanto senso. L'impatto sarà comunque duro perché abituati ai debiti, quindi a una forma un pelo più soffice, andiamo a una forma un pelo più difficile. Abbiamo raccolto anche le opinioni di due nostri professori, la professoressa Maurizi, che insegna tedesco, e la professoressa Sodaro, insegnante di inglese. È stata sufficientemente informata sulla riforma? Beh, direi di sì. Ci stai d'accordo? Molto, moltissimo. È stato sufficientemente informato sulla riforma? Diciamo io la conosco per grandi linee, non ho letto il testo ancora. Ne pensa, è d'accordo? Allora, la cosa che ti colpisce, che colpisce di più e che è più immediata che vediamo è quella dei corsi di recupero, fatti durante l'anno, obbligatori, onestamente io non la condivido. Chi pensa sorterà questo ricorso? Credo che l'unica cosa che potrà influire sugli studenti sarà il maggiore impegno di tempo che loro saranno chiamati a stare in scuola, ma senza una vera e propria partecipazione, cioè saranno obbligati a farsi 25.000 corsi, in 25.000 pomeriggi ovviamente a questo punto smetteranno pure di studiare per il giorno dopo normalmente, qualche risultato positivo può darsi che collateralmente venga fuori, ma relativo. Dalle interviste che avete ascoltato emergono, vi sarete accorti, opinioni piuttosto contrastanti sulla riforma, ma soprattutto il fatto che noi studenti siamo poco informati a riguardo e ciò, secondo noi, ha favorito l'incremento del disagio. Da parte nostra ci saremmo aspettati che la scuola, e i professori in particolare, ci avessero illustrato meglio i cambiamenti che questa riforma prevede.
D'altra parte, però, anche noi studenti ci siamo poco informati. Infatti, durante le assemblee di istituto si è trattato questo argomento, ma come al solito la maggior parte degli studenti non vi ha partecipato. Con maggiori informazioni e più interesse avremmo potuto avere una nostra chiara opinione a riguardo. Questo progetto è stato realizzato da Clarissa, Giacomo, Marica, Silvia, Benedetta e Chiara.